Perché Alessandro Aricò? Perché non rappresenta soltanto un rinnovamento anagrafico, rappresenta un rinnovamento di idee. Il rinnovamento di cui tanto si parla non è soltanto presentare una biografia giovane, significa avere delle idee diverse rispetto a quelle di coloro che hanno già dimostrato di non essere idonei a garantire il buon governo. A me piace, e non da oggi, in tanti anni, centinaia di volte a Palermo, poi sarei presuntuoso se la giudicassi in termini amministrativi, questo lo devono fare i palermitani. È la maggior città siciliana, quindi certamente il risultato delle amministrative farà comprendere qual è l'orientamento dei palermitani anche in vista delle prossime elezioni regionali, che se, come sono certo avverrà, Lombardo terrà fede a quello che ha detto, si svolgeranno già nel prossimo autunno. E voglio mettere in evidenza che se Lombardo fa quel che ha detto, e non ho motivo per dubitarne, dimostra un comportamento degno di essere sottolineato in modo positivo, perché si è tutti innocenti fino al terzo grado di giudizio, dimettersi ancor prima del rinvio a giudizio è un atteggiamento che considero positivamente. Ma lei pensa che Grillo possa rosicchiarvi dei voti? Chi è Grillo? Arrivederci.